pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ben ritrovati, oggi la nostra protagonista è una canzone senza tempo, non come molte altre però, è piuttosto un esempio di come un brano possa vivere realmente molte vite grazie a interpretazioni nuove rispetto all'originale, che le rendono delle hit quasi autonome, indipendenti, in grado di vivere un successo proprio rispetto alla primissima versione. È appunto il caso di Don't Let Me Be Misunderstood, un singolo di cui esistono almeno 3 versioni principali oltre ad una ventina di cover. Ma andiamo con ora. Se oggi ci occuperemo del grande successo firmato dai Santa Esmeralda, è anche vero che il brano risale al 1964. Scritto da Benny Benjamin, Gloria Caldwell e Saul Marcus, per la cantante e pianista Nina Simone, è un pezzo conosciuto anche per la registrazione del 1965 a cura e interpretazione degli Animals, che le diedero un suono blues rock, e successivamente per la veste disco del 1977 dei Santa Esmeralda, appunto. Al di là dei problemi legali burocratici nel farsi riconoscere credits, poi infatti non riconosciuti, la parte principale del brano e il suo ritornello furono creati da Horace Ott dopo una rottura temporanea con Gloria Caldwell, che invece figura come autrice e che poi tra l'altro diventò anche moglie del compositore. Alla sua pubblicazione, con la voce di Nina Simone, però, la canzone non entrò in classifica. Dalla prima versione, più pop blues, però, l'anno dopo si passò a quella rock e R&B degli Animals, che si innamorarono letteralmente del pezzo e aggiunsero più assoli di chitarre, elettriche ovviamente, e organo. Ecco che questa reinterpretazione accolse il favore del grande pubblico, tanto da arrivare alla posizione numero 3 della classifica inglese e alla 15 della Billboard Hot 100. In seguito è anche diventata parte della lista delle 500 migliori canzoni stilata dalla rivista Rolling Stone alla posizione numero 315. Ma è nel 1977 che il brano rivive nuovamente successo, enorme anche in questo caso, ma nella sua versione disco dei Santa Esmeralda, che non solo recuperarono parte degli arrangiamenti della versione degli Animals, ma aggiunsero anche ritmi e sonorità della musica latinoamericana. Il risultato fu che la canzone diventò numero 1 della US Billboard Club Play Singles e ottenne la vetta delle classifiche di molti paesi europei. L'anno dopo, inoltre, diventò anche il brano numero 15 della Billboard Hot 100. Ma non è tutto. Il successo che ancora oggi riscuote nelle generazioni più giovani è legato al suo uso nella scena finale di un film cult come Kill Bill, volume primo, del 2003. In effetti già l'originale era piuttosto lungo, così come appunto nel film dove la canzone dura oltre 10 minuti. Basti pensare che nella versione di cui ci occupiamo in particolare oggi, la canzone era lunga oltre 7 minuti. Quanto al significato si è detto della rottura della storia d'amore tra l'autore e la sua futura moglie, ma in realtà per molti contiene un sottotesto legato all'attivismo della Simone, prima interprete, nel campo dei diritti civili degli afroamericani. Per altri invece si tratta di una canzone molto più personale che, meglio di altre, rappresenta la vita e la carriera dell'artista.